Che bello vedere! Bentornata! Dottor Fazio, che piacere! Sai che mi sono emozionata? Veramente. Lo credo! Sono emozionatissima perché... Sei emozionata? Ma è rientro di Simone! E chissà quanti giorni ha pensato cosa mi metto per il mio rientro in Rai? Esatto! Che colore indosso per andare da Fabio? Come potrò essere benaugurante al mio nuovo rientro? Esatto. Perché non metto questo viola? Non è viola! Non è viola, viola non esiste! Non esiste! È lilla! È lilla. Oppure, come diceva mia nonna, è color ciclamino! Ciclamino! Questo è un viola che si vergogna di essere viola! No. È diventato lilla! Guarda, Fabio, sei tornato! Guarda che... Devo dire che il viola è il colore dell'estate, adesso non so come colore farai dell'estate. Però... No, io vado via. Ecco. Allora, ci andiamo a sedere? Certo. No, perché no, non c'è la poltrona, perché ci siamo detti, può Simone Ventura sedersi sulla poltrona? La regina, no, non è possibile, una regina, entri il trono di Simone Ventura. No, dai! Hai capito? Per The Voice! Eccezionalmente! Ma guarda che meraviglia! Era nello studio qui a fianco! Magari siamo vicini di casa, l'abbiamo rubata. Ecco, meraviglia. Eccezionalmente, vedi? Perché tu sei conduttrice, non sei giudice. No, The Voice, no, però io non mi siederò sulla sedia che ci solo questa sera ti siederai, no? Bellissima. Cosa hai fatto? Ah no, non va, non vai. Sai, mi viene sempre il pulsantone. Eh sì, certo, però come sei alto? Aspetta, facciamo così. Hai ecco, visto? Però questa volta non sarai giudice, ma sarai appunto conduttrice. Quindi io torno in Rai con grande entusiasmo. Come tornare in Rai? Com'è l'emozione? Di qualcosa, l'emozione è di qualcosa grandissima, di commovente. Ma sono, era il momento giusto per tornare e ho accettato... la grande telefonata di Carlo Freccero pensando che fosse direttore di Rai 2. Direttore di Rai 2. E penso che fosse il momento di tornare a fare una cosa che mi piace molto, cioè condurre un talent. Beh, cosa che non tu... avevo mai fatto perché negli altri talent a quale ho partecipato, X Factor, eccetera, ero giudice. Eri giudice. E la telefonata com'è stata? Come ti ha convinto? Allora, la telefonata era domenica, io avevo il pigiamone perché facevo un po' di cose in casa. Pigiamone con ho dei pigiami antisesso. Dei pigiami antisesso. Antisesso. Allora perché, praticamente vedo Carlo Freccero. Ma perché vivi in un luogo pericoloso, no? Però quando sono da sola in casa, tipo la domenica, a me piace moltissimo rassettare, mettere a posto. Mettere a posto le cose, le scarpe, pulire le scarpe, mettere a posto le mutande, per colore. Sì, cioè non volevo sapere proprio tutto nel dettaglio. Vabbè. Sì? E ero lì che facevo tutte le mie cose. Mi piace molto, mi scarica la tensione. E mi ha chiamato Carlo Freccero, che avevo ancora sulla rubrica come Carlo Freccero. Sai che c'è queste, sul telefono esce il nome. Sì, 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 anch'io ho il telefono, anch'io. Sì. Sono passato dal duplex. Non lo so, sei ancora no, con no, la sono al duplex. Sì. Va bene. Sì. E dico pronto. Per fargli i complimenti, era appena stato nominato di nuovo direttore di Rai 2, mi dice: non farmi perdere tempo. C'è neanche buongiorno, no? Chiaramente, ciao, benvenuto, bentornato. Dice: non farmi perdere tempo, vieni a presentare con me The Voice. Dico: ma parliamone, ne sarei onorata. Va bene allora, boom, giù il telefono. Fine della storia, quindi non sai se è vero, può anche essere è vero, nel frattempo no, perché magari sai. Sono qui, è vero, poi dopo ci sono state altre telefonate. Vuol dire che sta bene, non è cambiato. Allora. E avevo proprio voglia di ricreare, di riproporre la mia forza creativa e quindi... Ma guarda come sta bene Simona, come che forza. Un bel colore. Che energia, bello, il colore è bello, sì sì. Filippa, che ne pensi? Senti, allora noi per festeggiarti intanto, per festeggiare il tuo compleanno, ma lo festeggiamo dopo al tavolo, abbiamo fatto delle cose guarda, che tu non hai idea. Non hai idea cosa passare il compleanno con te, Fabio, è veramente il mio sogno solo, fin da bambina. Ma solo il primo minuto, perché noi a mezzanotte chiudiamo. A mezzanotte due mi hanno detto. A mezzanotte, no. Sì, ma guarda che adesso mezzanotte due, i compleanni prima non portano più sfiga. Mezzanotte due, poi ne avrai delle brutte conseguenze. A mezzanotte uno e poi ti lascio andare. Ma poi non potete sforare? No.
No. Ah no? No. Ma io non è neanche, non è neanche una tentazione che ho. Ecco. E per festeggiare il tuo compleanno, ma soprattutto il tuo ritorno in Rai e i tuoi anni, 30 anni di carriera ho letto, che non mi sembra possibile. Sì, più di 30. E sono tanti. Per una che compie 45 anni. Sì. Sì, certo. Per una che compie 29 anni, avere 30 anni di carriera è una cosa di cui ne parlano tutti i giorni. A te queste immagini. Ecco. Grazie. 30 anni di carriera che vi mostriamo nei prossimi 31 anni. Prego. Grazie, ecco. Meraviglia. Signore e signori, buonasera. Simona Ventura. Quelli che è il calcio. Benvenuti. Io entro sempre nel mio show con questa canzone. Ciao. Chi è? Ciao, chi? Chi sono è? Simona Ventura. Addirittura. Tu da bambina cosa volevi diventare, Simo? Raffaella Carrà. Se per caso fermatela. Che di regole non ne ha. Guarda là, là. La Simona Ventura. Il festival quest'anno lo presento io, Paola. Simona, non scherzare, tira fuori Pippo Baudo, per favore. Simona Ventura! Veramente mi sono commossa. Hai capito? Brava! Tra l'altro qui facevo l'isola. Qui in questo qui studio. In questo studio? E anche X Factor, sì. E le prime edizioni, tant'è che a un certo punto era di domenica sera, sì. Quindi mi mettevo una brandina nei camerini. Nei camerini perché non vivevi qui. Adesso fai The Voice invece, ora fai The Voice. Ora faccio The Voice. Lo sai? Sì, okay. Ma certo, no, perché... qui nello studio di fianco, se vuoi venire. Sì, vengo a trovarti con piacere. Anche sì. Perché noi faremo, sì. Ci cucineremo, faremo delle cose. Ma io vengo tutte le sere. Sì, assolutamente. Parte il 23 aprile, giusto? Sì, 23 aprile con anteprima il 16 aprile. Perfetto. Poi... Insisto io sull'anteprima perché. Perché? Dimmi. Perché dimmi, mi fa sfogati, piacere. Sì. Sei... No, quindi... sono più che sfogata. Sì, sei più che sfogata. Sì. No. Senti, i giudici li hai scelti tu? Morgan! Ma li hai scelti tu? Sì, li abbiamo scelti insieme. Diciamo chi insieme a chi? Insieme a Freccero, insieme a Talpa, Marco Tombolini e tutto il gruppo. Tutto il gruppo. Chi saranno i giudici? E i giudici sono Morgan, poi c'è Elettra Lamborghini, sì. Poi c'è Gue Pequeno, sì. E Gigi D'Alessio. Oh, eccoli qua. Ha la prima esperienza come coach. Non si dice giudice, si dice coach. Chiedo scusa, non volevo offendere nessuno. Coach. Ho detto giudice io prima? Sì. E invece coach. 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 Sì. Cosa mi può succedere ancora? Nulla. No, appunto. Direi basta nulla. Così. Ecco, va bene. Verrai crocifisso in sala mensa. Sì, in sala mensa. Tu hai lanciato un sacco di talenti nel mondo della musica. Tu hai anche Mahmood. Mahmood, beh, lanciato una parola grossa, si è lanciato da solo. Sì, però tu l'avevi. Però ho avuto il merito di presentarlo. Poi me l'hanno seccato sia Risa che Morgan, perché funzionava così, no? Sì. Però poi lui ha avuto un grande merito, che è quello di non mollare mai in tutti questi anni e ha vinto Sanremo. Simona è fortissima perché, mi ricordo l'inizio in particolare, cioè avevi questo piglio così... Sì. Tu sei raro che una donna sia simpatica alle donne, no? Sì, invece no, sei sempre stata... Nel senso non buono, a tutte! No, non a tutte. Quelli sono altri problemi. anche loro non sono simpatiche a me. Ah, esattamente, reciproco. Quindi problemi zero. Lera, avendo iniziato con le trasmissioni sportive, sì. No? Una volta allo stadio hanno scritto Simona Ventura nuda, me lo ricordo, sì. Nel 96. Esatto, c'è stato nel 96. E c'è stato un incremento, io facevo quelli che calcio, me lo ricordo, appunto, sì. Sì, Simona Ventura nuda. Che poi tu non hai mai... E che poi il giornalista disse, non è così, solo la realtà nuda, il Parma ha perso. Pensa com'è andata. Invece il debutto televisivo... è stato nel programma Domani Sposi con Magalli. Quanto vorresti rivederlo quel momento? Ma...
possibilmente mai, vai, ma vai. Credo che ci sia qui, meraviglioso. Ma quanto è brava, quanto intuisci, quanto intuisci. Simona Ventura, invece io sono la carampana del gruppo in quanto... Sì, 24 quasi... suonate? No, 23 e mezzo. Ragazzi, non va bene. E vivo a Torino. Partenza tutta in discesa per la nostra coppietta di Lucca, che speriamo si ripeta oggi, specialmente per questo abbigliamento tutto in Principe di Galles. Un bel applauso a Nicoletta Morricone e Franco Della Sar. Usavo bene i miei spazi, ragazzi. Dai, ma molto simpatica, non era facile. Negli anni Ottanta, pensa che... Si vede. No, negli anni Ottanta poi alla DER c'era... Io ero tuo vicino di studio, anche allora, pensa. Pensa non vuol dire... Ma pensa, ecco, vedi, Magallagan, l'ispettore Magallagan. Dicevi, in quegli anni Ottanta? Negli anni Ottanta c'erano sia la Parisi che provava, eccetera, quel ballerini che era un piacere vederla, perché veramente una talentuosissima, e di fianco a me facevano la TV delle ragazze. Come no? Con la Dandini, eccetera. E avevano fatto dei provini, io mi ero presentata vestita così alla TV delle ragazze. Poi ho raccontato una barzetta e mi sono vergognata come una ladra. Qual era? Non me lo ricordo, però... Tu ne racconti tante barzellette, Vandetta? No, le barzellette no. Però mi piace... sono compagnona. Senti, invece poi hai fatto l'Atletica Sportiva con Tito Stagno. Sì, con Ciotti. Tito Stagno, Bruno Pizzul, Ciotti, Sandro Ciotti, ma indimenticato. Stagno, hai sempre detto che lui ti ha insegnato tante cose. Sì, mi ha insegnato intanto a parlare quando gli altri respirano, che non è male. Cosa vuol dire? Che... Allora, lui diceva, adesso nella televisione di oggi, in cui non ascolti... tranne rare eccezioni. Io ti ascolto sempre, ecco, Simona, no, tutto. Perché non ascolti la risposta di uno, quindi gli fai subito la domanda, no? O non lasci finire un concetto. Sì. Lui mi diceva, quando parlano gli altri e respirano, tu entra. Entra quando respirano. Sì, infatti lo facevo. Cioè, facciamo una prova io e te adesso. Allora tu. Senti, Simona, ho respirato. No, ma scusa, senti, Simona, fatto lasciato. È sospensione. È sospensione, ti ho lasciato. Allora, oggi sai cos'è? È che io sono qui che sto pensando al tuo pigiama la domenica, quindi sono qua e cerco di immaginarmi sto pigiama, non ne esco. Ma se vuoi te ne mando uno. No, vengo una volta a casa a prendere il caffè. Senti, Simona, tra l'altro... Se tu fai una frase... Adesso l'abbiamo fatto apposta. Esatto. Invece Biscardi non ti aveva preso perché eri troppo brava. No, Biscardi, avevo fatto il provino. Sì. E quando ha capito che sapevo della materia, un po' mi ha... Ti ha detto... Senti, ma il calcio non... Però è... poi l'ho avuto a quelli che il calcio è stato... Ho adorato perché andava negli stadi e tutti quanto lo... Quanto ci manca, accidenti. Mi hai fatto vivere una seconda vita! Senti, Simona, la passione per il calcio in realtà non ti arriva poi dalla famiglia, ma è una passione che ti arriva da bambina, dall'asilo, dall'oratorio. Un angeletto. Io ero un angelo. No, dico, è stato un angelo. Un angelo? Sì, ho letto che c'era un angelo, un bambino che veniva all'asilo. Sì. Che ti ha ispirato questa passione per il calcio. Sì, non lo sapevo. No, ho letto che... No, ho letto così. Ma cos'è? No, è veramente è stato l'oratorio, perché andavamo all'oratorio e allora c'era il coro, le cose della chiesa, a Chivasso, e poi quando era ora di giocare a pallone, diciamo, voi femmine no, andate via perché noi dobbiamo giocare a pallone. Sì. Quindi parliamo dei fine anni 60, inizio anni 70, e questa cosa mi è rimasta sempre un po' qua, dico come andiamo via? Questo era un mondo maschile che io, avendo una famiglia matriarcale, certo, non lo conoscevi. I nonni sono purtroppo morti molto presto. Mondo maschile che poi tu riproducevi anche, no? Sì. Facevi dei grafici, ho letto, dei graffiti, anzi, no? Sì. La suora ha chiamato la tua mamma. Sì, lì è perché praticamente Angelo. Scusami, stai facendo un po' di confusione. Parli del calcio o delle prime gioie della differenza tra uomo e donna? Perché è una cosa diversa. Dico che il calcio, in quanto mondo maschile, lo hai scoperto appunto grazie... No, diciamo che la differenza tra uomo e donna l'ho scoperta a 4-5 anni, perché avevo degli amichetti che erano fratello e sorella, avevano un anno di differenza, quindi loro facevano insieme tutto, no? Certo. E invece io non avevo mai visto nulla del genere, finché siamo andati a fare la pipì tutti insieme, io sconvolta. Sconvolta.
Allora sono arrivata a casa e ho cominciato a disegnarlo ovunque. Ovunque, ovunque. E non so, la chiesa, il fiore, l'albero, sì, eccetera. La suora, sì, che mi vedeva a scuola, ha chiamato mia madre e mio padre. Allora ha chiamato, dice, suor Anna, che... Allora dice, Simona, cosa ha visto? Mia madre con gli occhi così. Cosa ha visto? Non lo sappiamo, perché disegna in arancione tutte queste cose qui. Vabbè. Senti, Simona, voglio farti una sorpresa. Facciamo una specie di blind. Fazionba, che sorpresa. Facciamo una specie di blind audition. Sì. Adesso, per il tuo compleanno, c'è una persona che ti vuol fare gli auguri. Oh. Io, prima di mostrarlo, vorrei sentire solo la voce, poi tu schiacci il pulsante, che però è finto, quindi non si accende, no, non fa niente. Sì, sì. E se vuoi, noi te lo facciamo vedere. Va bene. Allora, ospite misterioso, vuole fare gli auguri alla sua amica Simona? È partito da Mondo. Sì, lo c'ha riconosciuto. Ce l'ho, ce l'ho. Superando l'altopiano. Felice Caccamo, buonasera! Eccolo là, che sorpresa! Buonasera! E dovevo fare il refren, giro la palla, giro la palla, giro la palla, fallo girare. Uè. No, no, non faccio come gesto. Stai, Simona? Uè. Come stai? Come io sta? Bene, lei come sta, Felice? È tanto che non vi vedo. Ma mi dia del lei, ci davamo del tu, Come amici. Sta Tommaso Pallonaro? Tommaso Pallonaro è morto. Dice, ma nessuno ci crede. Senti, Simona, so che ti sei sposata. Eh beh, è passato. Hai avuto dei figli. Vabbè, sì, quello sì, quello sì. E anche dei nipoti, quindi no, sei no, grazie. A meno che non sappia ancora che nipoti, dicendo... No, per carità di Dio. Ma dite, chiama la nonna, perché è la nonna più giovane d'Italia. No, Caccamo, ma scusi, Caccamo, lei ha pensato a un regalo per il compleanno di Simona? Sì, un paio di pattine. Di? Pattine, quelle che ti facevano mettere in casa, quando entrai in casa, mettere le pattine che si scivolava. Sì. E poi un altro regalo... Un pallone, un bel pallone perché sì, così si ricorda della sua infanzia, sì, e della suora, che come si chiamava, suor? Anna. Ha capito, perché sta suora è rimasta un po' sconvolta, perché Simona, la piccola Simona, insomma, disegnava. Era buona, però invece suor Maria Rosa era molto, un po' più cattiva. Esatto. Ecco. Questa voce girava per è interessante. Senta, Caccamo, dica. No, dico, mi fa ridere perché ha un gabbiano che le cammina sul nodo della cravatta, è una cosa da cui non riesco a distogliere. È un'ora che si stanno appiccicando, è un'ora che si combatte. Esatto, non riesco a distogliere lo sguardo. Senta, Caccamo, dica. Ma lei non ha preso un regalino per Simona? Lei è una buongustaia, non ha pensato? Avevo pensato a un capitone. A che cosa? A che cosa ha pensato? Capitone. Sì, lasci stare, okay, faccio. Che se lo può mangiare a Torino tranquillamente, il capitone due o tre giorni resiste. Sì. Ma una cosa più poetica per la signora Simona, torna in Rai, Simona, possiamo accogliere. Esatto. Vabbè che l'abbiamo fatto una full immersion subito. Sì, esatto. Delle mie Quando ci siamo persi di vista, Simona? Sì. Ci siamo persi di vista? Sì. Ci siamo persi di vista, ma io sapevo che lei stava bene. Stava bene, stai bene. Ma stai bene, Felice? Sì. Ma ha fatto altra televisione dopo quella trasmissione o niente? È che lei non ha il televisore, lei ha il televisore ancora con due canali, quindi non c'è niente da fare. Sì, ho fatto un po' di televisione dopo quel nostro Mai Dire Gol, ho fatto tante 11 anni di Rai. Quelli che il calcio, Isola, e poi dopo via, sono ma adesso andata, è tornata. Ho fatto Sky, per poi sono andata pensavo... a Mediaset, 3 anni, si può dire Mediaset? Come no, si può dire tutto. Si può dire, si può dire. Caccamo, senta, io so che lei però ha una sorpresa per la nostra Simona, è vero? Una sorpresa? Lasciamo una sorpresa, perché non mi ricordo un cazzo, scusate. Qual è la sorpresa? C'è una persona che ti voglio che ti voglio presentare, Simona. Se avete te, vieni. Certo, facciamolo entrare. Allora, sto guaglione bellissimo. No, la stessa cravatta. Papà. Come lo papà? Tu
come papà? Si figlia a me, si figlia a me. No, ma come papà? Mamma mi ha detto che ti chiama papà. Ma che ma, tua madre? Mia madre, Carmelo è fratta maggiore. Ma quando te l'ha detto sto fatto? Ha detto tu oggi lo vedi, chiamalo papà. Cioè lei è il papà di Stascio. Sì. Lei è il papà di Stascio. Uguale, ugualissimo. Uguale. Però vi assomigliate molto, però... Non molto, lui è un figlio della guerra. No, perché mi... Figlio della guerra, a 30 anni. Come, a 30 anni? Sa, quanti anni tiene? Che sono 30 domani? Anni. Qua figli della guerra, figli della guerra. Hai un quinto dell'età di Simona. Ma non è vero. Lei è abituata a queste cose, l'abbiamo svezzata. Comunque vi assomigliate. Era il bersaglio... Era il bersaglio più facile a mai dire gol. Quando c'è da fare una battuta, Simona. Senti, Stash, vediamo se è veramente il figlio. Qual è il tuo piatto preferito, Stash? Ah, sì. Ho capito uno. È il figlio. Papà, c'è mio figlio. Però non farò fisco capitone, è volgare. Perché non ci sa- abbiamo 30 secondi. Perché non ci salutiamo in questi 30 secondi in musica? E musica? Che vuoi cantare? Io vorrei cantare la regia. C'è il tamburello di Brunetta. Vorrei cantare Maggia Curà. Maggia Curà. Maggia Curà. Mi stagava una cosa, ma santa. Mi fermo qua, mi fermo là. E a squarciagora comincia a cantare da 1 a 300. E pazzo io, e pazzo io. La gente dice, fuite. La faccia del folle, l'ho fatta per te. Il grugno del folle, l'ho fatta per te. Ho venduto 300 palazzi, ho venduto 300 carrozze. La faccia del pazzo, l'ho fatta per te. Ah, come si sta cavolo, come si sta cavolo. E la felice cavolo, Simona. Bentornata Simona, ci vediamo dopo al tavolo. Ci vediamo dopo al tavolo. Bentornata The Voice, 23 aprile. Grazie a Caccamo. Grazie mille. E a Stash, pubblicità. Subito poco. Dopo Fiorella Mannoia. A tra poco. Combattete. Vatti a cambiare, mettiti il pigiama della domenica. No,